Voilà ragazzi, ciao a tutti le nicchie, ben arrivati ragazzi su Tram Simulator Urban Transit, gioco raga che mi sono ritrovato regalato così a caso e ho detto caspita, lo andiamo subito a provare. Non è neanche tanto pesante, difatti ci ho messo qualche minuto a scaricarlo su Steam. Se può interessarvi trovate in descrizione il link per comprarlo scontato. E questo gioco è uscito da circa 5 giorni, quindi è un gioco abbastanza nuovo. Ovviamente, come potete notare, perché magari qualcuno dirà che si fa in questo gioco? Beh, si guidano i tram in questo gioco. Il gioco è in italiano e niente, sto giocando alla qualità massima, sto giocando in 4K, vediamo come gira oltretutto. So che è stato fatto con Unreal Engine, però non so se il 4 o il 5, probabilmente forse il 4, non lo so. Comunque, questo non lo so, ma più o meno ad occhio penso che magari capiremo forse. Va bene, allora, nuova partita. Ci abbiamo l'America. Se può girare? No? Come se, forse però c'è solo l'America. Non so come se gira la mappa. Mi sa che c'è solo l'America. Allora, relax oppure simulazione? Non lo so. Non ho mai giocato. Quindi non c'è un tutorial in caso? Scuola guida. Ah, oh, bene, eccolo. Sì, è meglio fare la scuola guida effettivamente, perché voglio Tony. Ciao Tony. I see you've already taken your seat in our high-tech driving simulator. Since it takes a while to load, I'd like to say that the whole virtual experience can be overwhelming. But don't get nervous. It's just a simulation. È solo una simulazione di una simulazione. 100% like in the trams, or streetcars as we US guys would call them, that you'll be driving for Angel Shores public transport. Okay. Oh, this machine takes forever. Caricamento del simulatore nel simulatore. Here we are. It's a project my daughter Sam is working on with some friends of hers. Maybe one day they'll make a full game out of it. Isn't it amazing? So, let's begin our first lesson. A tram is more than just a bus on rails. You need to learn some other behaviors and features that a tram has. Ok, un attimo, abbasso un po' il volume del gioco perché poi non vorrei che mi tocca urlare per che è bello forte. Vediamo, così. First, okay. Let's get this massive vehicle moving. Già meglio. You'll notice that the tram accelerates differently than cars or buses. As you're pushing or pulling the lever, the rate of acceleration and deceleration is much slower. Additionally, the whole movement depends on the vehicle's weight and the friction between our wheels and the tracks. But don't worry, we'll get into that later. And always remember, trams are forbidden to go in reverse. Maybe that sounds strange to a newbie like you, but you'll get used to it. If you want to change your view, you can switch between first and third person. Here on this road, we have a speed limit of 50 miles per hour. Try to always stay under the speed limit, or you'll end up with some fines to pay. È rosso. In the city center, we have a speed limit of 30 miles per hour. So, keep an eye on it. È verde. Sto cercando di capirci qualcosa. Allora, lui ha detto non si può andare in retromarcia. In città si può andare a 48 km/h, però qua mi parla di miglia. È in miglia. Non è in chilometri. Turns. During turns, you must moderate your speed, or it won't be just your passengers who complain. Our new warning system will inform you in advance if the speed you're approaching a turn at is too high. Watch out for the red signal flashing. And the somewhat annoying sound. If you don't like it, I have a simple solution. Drive slower. Try out these new systems for a while, and then we can move on to the next challenge. Non ci ho capito mo. Allora, l'unica cosa che ho capito è retromarcia non se ne parla nel tram. E poi i limiti. Ok, i limiti me li ha detti in chilometri orari, ma qua mi segna in miglia. E oltretutto, comunque, avrei voluto che da qualche parte mi diceva
Guarda, non andare a più di tot. Però graficamente è tanta roba. Ci sta modo di cambiare. Come si fa a cambiare? Ah, ecco. Oh, fico. Ma le telecamere sono poche. Piano, 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 piano. Cos'è sto coso verde? Cos'è? C'è l'autovelox qua? Ma la telecamera non gira, è fissa. Stanno le persone a bordo strada. Allora, graficamente direi è bello, però non è una grafica di quella che dici, oh, è realistica. Cioè, è una grafica che bella, però si vede che non è la realtà. Cioè, è bella, però è come cioè, è un gioco, si capisce che è un gioco. La grafica non vado a dire, caspita, è come la realtà. No, si nota la differenza. Cioè, mi sembra tipo che è più colorato, va. Mi sembra tipo che è parecchio colorato. Quindi si nota la differenza con la realtà, perché è un po' più colorato il posto, no? When you drive in the city, you need to use the switches to decide which turn to take. You also need to use them in advance of the turn. They are now activated for driver control. You should also use the indicators before you actually turn to help the traffic know where you're gonna go. Take a minute to try out these functions. Ok, e dov'è che dovrei girare? Come si accende? Ah, gli indicatori è qua. Ah, capi come si usano? Cosa ho fatto? Ah, ho messo le quattro frecce. Ma non mi funziona l'indicatore sinistro-destra. Oddio. Aspetta, sto cercando di capirci qualche cosa. No, perché il puntatore è troppo piccolo. È un puntino minuscolo che manco si nota. Quindi capire dove sto guardando, cosa sto... So, now it's time to get serious. We're gonna test your knowledge on driving a route for the first time. Follow the line and arrive at the tram stop in time. Remember to consider the speed limits. If you drive too far off the line or take too long, I will respawn you on the track. Sì. Allora, ricordati di rispettare i limiti. Magari ci mettevano un cartello con scritto sti limiti. Come faccio a saperli? Ma più o meno andiamo a 30, penso che è una velocità buona. Non vado troppo veloce, non vado troppo piano. C'è il clacson? Ok, ho capito dov'è il limite. Giù a sinistra, la mappa. 33 è il limite. Wow, piano, 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 piano. Qua c'è una curva mostruosa. Ma la fermata sarà molto più avanti, no? Ah, il limite è proprio 30, ok. Però è bello, dai. È come guidare il treno ma dentro la città. E insomma, sto guidando in strada. È come guidare un treno in strada, è fighissimo. Ah, eccola, madonna, pigliala più piano sta curva.
Oh, l'ho trovata la telecamera libera. No, 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 devo andare a destra. Madonna, ho destra. Ah, QE. Ma mo non ho capito dove... Oddio. Ma un attimo ha detto che doveva andare a destra. Ma che scemo. La prima persona, non ci ho capito niente. Ok. Allora, finalmente ho capito con quale tasto si mettono le frecce. La Q e la E. Io ho trovato anche la telecamera libera, non la trovavo prima. Oh, che sono simpatico. Piano, 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 piano. Scuola guida. Ci sta però, eh. È come guidare un piccolo pulmino. Ma il traffico non c'è ancora, è giusto, è vero. Il traffico in questa scuola guida, diciamo, non c'è. Ma la prossima fermata dove sta? Ah, qui il limite è più alto. Che miseria, se l'ho presa veloce. L'ho fatta? Ah, usato correttamente l'indicatore di direzione. Bello qua. Madonna. Bello. E la miseria. Scuola guida. Piano, 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 piano. Rallenta, rallenta, rallenta. Metto la freccia. Ah, vedi? Siamo arrivati. Well done. Now, let's proceed with the next lesson. Mi devo fermare qua? Ho capito, dai, non è difficile. Almeno per ora. In this lesson, we'll practice how to properly operate streetcar stops. In Angel Shores, we now have a very dense network of stops that you'll need to cover with tram lines. Depending on the time of day and the habits of the citizens, there will be more or fewer passengers waiting for you at the stops. Okay. Your job is to pick them up one at a time and drive them safely and reliably to their stops. We'll be testing that now in the simulator here. Okay, ora con i pedoni. Have pedestrians appear. You've been assigned to a line with your streetcar. Follow it and stop at the marked stops. Okay, quindi posso tenere premuto il freno al massimo, tanto la retromarcia non esiste, diciamo. Proprio, va bene. Andiamo, let's go. Ok, comunque ho capito. In città 30 miglia orarie. Almeno adesso ho capito. Poi fuori. Oddio! Madonna, 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 pezzi cunno dove c'è riddu! Ma. Ma fate passare un attimo. Fermi. Oh, ma questi sono pazzi. Questi si fanno mettere sotto. Ma ha fatto prendere un infarto quel bimbo. Cioè, qui ci stanno, raga. Eccola là, vedi? Ci stanno giustamente le strisce pedonali. E poi mica li vedo passare. Cioè, c'è questo, diciamo, insomma, vabbè, capito, no? Questa ostruzione che non è da poco. Activate the turn signal to indicate that you want to stop at the stop. Then brake slowly. Ma comunque mi piace. Complete stop. You can open the doors and let the passengers board. Never forget to close the doors before you start driving again. Ok, open. E come si open? Num 2.
Prego signore, entrate, pagate il biglietto. Fatto. Chiudi le porte. Very well done. It's a good habit to also ring the bell before starting, so the nearby pedestrians and traffic are aware of you starting again. And don't forget about the indicators. The better your SIRS stops and the better your driving skills are, the better your rating will be. And that will then bring a lot of money into the company's budget. So make sure you follow the traffic rules and drive in the best possible way. Ok, ho capito, quindi metto la freccia, suono e riparto. Sì, ma chi ste passano? Prego, quello volevo passare, poi ha cambiato idea. Oh! Ma da sta qua! Ma che ma da dove escono? Madonna, ma... No, ma è pericoloso, ma i passaggi... Le strisce pedonali sono pericolose. Le strisce pedonali sono pericolose. Questi ti attraversano senza guardare. Cioè... E non è facile vederli, eh. Non è facile vederli. Che è successo? Io passo ormai. T'ho visto troppo tardi. Ma là c'è un altro che passa. Ti sei spostato, hai visto che è accelerato, eh? Piano 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 destra. Indicatore. Credo che è giusto che vado per di qua, no? Sì. Apro la porta. Ma ormai sono diventato un esperto. Prego signori, prego, 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 scendete, scendete pure. Questa è la vostra fermata. Non è la mia. Prego, finito? Tutti? Nessun altro? Penso che nessun altro deve entrare. Allora, metto la freccia. Suono. E giustamente mi passa il bambino che ha i capelli bianchi, torna da scuola. Piano piano che qua ci stanno le strisce pedonali. Prego signori, entrate. È un modo per togliere l'HUD? Magari, non lo so, un comando per vedere se, per nascondere le cose, per vedere il gioco intero. Magari ci sarà sto comando. Luci, visuale, vediamo. Attiva, disattiva, videocamera azione. Passeggeri. No, mi sa che non c'è sta cosa. Peccato, mi sarebbe tornato utile. Cioè, tipo, non, magari metti che non voglio vedere. Metti che non voglio vedere la roba giù a sinistra. Metti che la voglio nascondere. Perché tipo dall'interno del veicolo ho visto che già c'è una, la mappa. Che me ne faccio di un... Cioè, quello che c'è già lì, già c'è. Cioè, non vedo perché. A che me ne faccio? Cioè, la mappa già ce l'ho lì. Perché questa giù a sinistra? Non mi serve. Boh. Ma io posso passare col rosso? In teoria no.
Cioè, il rosso anche per me dovrebbe essere uguale, no? Già che traffico non ce n'è, però ovviamente devo rispettare. Madonna mia, queste strisce pedonali a tradimento! Guarda questo come attraversa! Non mi devo fermare qua, mi pare, o sì? No, no, qui no. Perché... Non è lì che mi devo fermare, perché non... Last but not least, we need to think about people who use wheelchairs. Ma mi dovevo fermare là. That's why we have ramps that can be activated when a passenger requires them. Ma lì mi dovevo fermare. Di solito quando mi devo fermare me lo indica... Easily board and onboard the tram. Non ho capito, mi dovevo fermare là? Perché praticamente di solito c'è una un colore per terra quando mi devo fermare. Dai, però fatela passare. Ma quanti siedo? Non ho capito se me dovevo fermare là. Forse sì. La prossima volta mi fermo. Perché di solito me la colora. Vabbè, comunque dai, è pur sempre un tutorial, quindi. Ah, è giusto, no, mi dovevo fermare. Qui effettivamente non è colorato, vabbè, pazienza. Pazienza, lì ho sbagliato. Sbagliando si impara. La rampa vuole... mo va a capire come... Rampa aperta, ecco qua. No, mi sa che... A sto punto a rampa non ci famo niente noi. Ma che siamo belli, oh. Quanti siamo? Ah? Va bene, possiamo ripartire allora. Ah, questi proprio davanti mi passano. Allora, chiudi sportello qua. Chiudi rampa. Metti freccia che devo ripartire. Suona. No, no, devo andare piano in città. Nonna, corri che te metto sotto. Guarda che t'ammazzo. Vedi? Non poteva camminare, poveraccia. C'ha i calli ai piedi, però la pelle se la deve guardare la signora. Cioè, che vuole crepare. Meglio dice dolore ai piedi che morirci. Ah, questa fermata no. No. Questa no. Questa penso di no. Guidando sulle linee. Quali linee? I should stop keeping my fish in my coffee machine. It's starting to taste weird. Qua è pericoloso con queste strisce pedonali dopo la curva. Ok. Ok, la prossima fermata sulla destra, ok. Cosa? Ho saltato una fermata. Ho sbagliato di nuovo. Vabbè. Stavolta ho sbagliato perché dico, dai, nella mappa è segnata la fermata. Lì non era segnata con questo simbolo rotondo. Pazienza. Ok, ci penso io, signora. Momento, momento. Mi dia solo un momento. Allora, apri la puerta.
Sì, ho abbasciato la rampa. Prego, si accomodi. Ci siamo tutti. Chiudo. La rampa la ritiriamo. Accendo la freccia. Suono. Dobbiamo andare a destra dopo. Io ho capito che mi fermo in tutte le fermate e basta. Qualsiasi fermata vedo mi devo fermare e basta. Però qui mi devo fermare, non lo so. Tipo qui mi devo fermare o no? Non lo so, nessuno ha ordinato la fermata. Vediamo che succede. Vedi, nessuno aveva ordinato la fermata. E difatti non ho fatto bene a non fermarmi. Quindi devo stare. A cosa devo stare attento? Quando vedo persone, quando qualcuno ordina la fermata? Tipo qua mi devo fermare? Buh! Sì, quasi. Qua l'hanno ordinata. I can't roll down without the ramp. Sì, mo ti apro la rampa. Ah, con la G la rampa. Perfetto. Quindi la posso ritirare con la G. Sì, perfetto. Chiudo. Prima persona. Suono. Oh, è bellissimo, eh. E poi gira molto fluido. Sto giocando a qualità ultra. Sto giocando a qualità ultra 4K senza DLSS. Qua mi devo fermare. Credo. Non ne sono sicuro, ma io mi ci fermo perché qua ha suonato. È qua, è giusto? No, non era qua che mi dovevo fermare. Vabbè. Cos'è successo? Boh. La cosa che ancora non ho ben capito è quando, cioè, non riesco a capire alle volte in quale fermata mi devo fermare e in quale no. Per il resto, all'incirca ho capito. Penso che mi devo fermare a questa. Sì. Forse questa è l'ultima fermata. Cosa ho sbagliato? Troppo tardi sono arrivato. Vabbè, dai, anzi. Guarda questo che mi attraversa qui. Now finish the second lesson and learn how to serve tram stops. Next, we'll take a closer look at some more advanced tram features and how to handle emergency situations. Pure. Ok, ok. Io ho finito il tempo, mo, aspetta. Frenate brusche e quant'altro si può fare una prossima volta, che io qua ho finito il tempo. Ma speriamo che mi fa fare il tutorial non da capo dopo, perché è un bel problema. Perché io ho finito il tempo, mo. Se faccio scuola guida riparte da capo, vero? Caspita. No, Tony!
reimposta traffico, riprende. Cacchio, situazione di emergenza. Però potevano mettere tipo i capitoli. Potevano mettere che cosa vuoi fare nel tutorial. Vabbè. Vabbè, allora ragazzi, spero vi sia piaciuto questo gameplay. Se vedo che il gioco vi piace, magari ci faccio altri video. Va bene, vi ricordo ancora una volta che in descrizione trovate un link per comprare questi e tanti altri giochi scontati. Ci becchiamo, ragazzi, ciao, alla prossima!